La grazia, la pace e la gioia di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, e la comunione della forza dello Spirito Santo siano con tutti voi. Benvenuti carissimi fedeli a questa Eucaristia della notte di Natale. Questa azione ha un orario un po' particolare, ma come sapete nell'arco delle 24 ore le celebrazioni per il Natale sono quattro previste dalla liturgia, quella che è stata fatta alle 17:30 che è introduttiva, dove le letture avviano attraverso la lettura della genealogia, la discendenza di Gesù fino a Giuseppe e Maria, e la descrizione, ecco, di quanto, come è avvenuta questa nascita. Poi la messa questa, la messa della notte, in cui sentiremo e vedremo la nascita come ci è descritta dal Vangelo di Matteo, la nascita a Betlemme, posta Gesù collocato in una mangiatoia. Poi la messa dell'aurora, la sorpresa, la visita delle persone, dei pastori, e poi la messa del giorno, dove è la contemplazione del mistero dell'incarnazione, con quell'inno altissimo con cui inizia il Vangelo di San Giovanni, il famoso prologo, in principio era il Verbo. Ecco, noi siamo nel cuore però tradizionale di questo Natale, con questa Eucaristia cui assistiamo, diciamo così, non solo allo svelamento, ecco, del bambino, la sua collocazione nel presepio, ma al ricevere questo Figlio di Dio nel presepio che siamo ciascuno di noi. Abbiamo fatto in questi giorni, ieri e stasera, molto partecipate, due celebrazioni penitenziali commemorative con assoluzione generale. Questo momento, per coloro che non hanno partecipato, ancora riconosciamo i nostri peccati e affidiamoci alla misericordia del Padre. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio, che hai illuminato questa santissima notte
con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo. Concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ha visto la grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa. La luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo stimeva, la sbarra sulle sue bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Maria, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno. Egli viene a consolidare, a rafforzare con il diritto la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Yeah.
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le pietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Hanno cercato Dio,
hanno cercato qualcosa di assolutamente importante, imponente, forte, grande, prestigioso, sia che fossero nell'ambito della natura, di importanza alle foreste, a certe piante, alle montagne, alla forza della natura, magari gli stati. Ecco, oggi quanti fanno del potere, del successo, della tecnica, della bellezza del corpo, il loro Dio, il loro scopo, non sono così distanti da quella mentalità. Perché? Perché cercano, sacrificano a questi che sono anche cose positive nella vita corrente umana, sacrificano tutto il loro tempo, la loro vita. Questo diventa senso, scopo del vivere. Poi magari si ricopre tutto questo con il manto parareligioso, no? Dicendo, beh, in fondo siamo battezzati, ma siamo razionali, siamo bigotti. E questa componente, certamente non presente, non fa parte della mentalità di nessuno di voi, è tuttavia mentalità dominante che sentiamo via via, sia dai media, sia dalla televisione e così via, dove ciò che è importante, ciò che si vede, ciò che è potente, ciò che domina, ciò che è alla ribalta e così via. Ora ci chiediamo, tornando e ponendo attenzione al presente, Dio che nei secoli ha parlato all'umanità attraverso un popolo che si è trascelto, poi ha deciso di venire in mezzo a questo popolo per presentarsi all'umanità. E che cosa sente? Ecco allora il senso profondo del Natale che ci fa fare un salto di mentalità. Se non consideriamo e ci fermiamo solamente così all'apparenza, alla superficialità, perché? Perché com'è possibile che colui che ha creato, colui che presiede l'universo, colui che lo guida, colui che all'origine della vita si presenti come la persona più impotente, una che non ha nessuna voce in capitolo, anzi non ha neanche la parola, come ogni neonato, un bambino neonato che ha bisogno di tutto, che deve essere accudito, fasciato, pulito, nutrito. Ecco, questa è la logica di Dio, la logica del Natale che dovrebbe aiutare il mondo in modo un po' capovolto, dove i valori non sono il dominio, la prepotenza, questa roba, ma dove partono dalla semplicità totale. Nel caso del bambino di Betlemme, dalla debolezza assoluta, anche perché non è quel bambino super asservito che nasce in un
Non è un bambino che nasce in una corte legale, è un bambino che viene posto in una mangiatoia, come erano le case, erano per lo più all'aperto, con un porticato dove via via si facevano. E poi dietro a questo c'era invece una zona dove si tenevano i piccoli animali in genere, erano capre, asini, roba del genere, e che nel tempo d'inverno costituivano un po' di riscaldamento per la famiglia. Ecco, allora Maria non può partorire sotto il porticato e quindi ecco che entra in questo retro ed è poi il bambino proprio nella mangiatoia. Ecco allora l'abbassamento completo e totale di Dio. Perché Dio, Signore del cielo e della terra, il creatore dell'universo, autore della vita, ha fatto una scelta di questo tipo? Perché voleva capovolgere allora, e celebrando a noi il Natale, accogliamo lo stesso messaggio, vuole capovolgere anche un'umanità che è dominata dai vizi capitali. Si chiamano vizi capitali, vuol dire importanti, del capo, della testa, che sono a capo di tutto. Sono sette, forse voi li ricordate. Sono quelli che costituiscono quella mentalità esattamente opposta a quella che il Natale ci presenta. Superbia, dominio, la malizia, cioè il concentrarsi e farsi travolgere dai beni materiali, dai beni economici, lussuria, l'uso smoderato, sfrenato, disordinato della splendida facoltà del sesso. L'ira, incapacità di comprendere le ragioni altrui, di avvicinarsi col dialogo, l'insaziabilità, si chiama l'amore, l'invidia, anziché gioire dei beni altrui, essere quasi rattristati perché sono meglio di noi. L'indifferenza, un nome difficile, si chiama acidia, l'indifferenza totale per le cose della fede, per il rapporto col soprannaturale con Dio. Ecco allora, fratelli e sorelle, questo bambino che ci soffermiamo a guardare in questi giorni nel presente di quell'ambiente, ci dicono esattamente tutto questo. Il contrario di ciò che ordinariamente noi ci vediamo. E non lo dice tanto così perché ci commuoviamo, perché diventiamo belli, bravi, dolci per qualche momento, ma ce lo dice perché sappiamo riorganizzare la nostra vita. Potremmo dire, no? Riorientare il navigatore della nostra vita, che via via ci faccia capire e ci dica, poi guarda che tu stai sbagliando strada, guarda che quello che stai facendo, guarda che quel comportamento, guarda che quel modo di pensare, guarda che quel modo di rapportarti con gli altri, guarda che quel modo di essere nella vita civile o del lavoro non è mica così giusto. Ecco, il navigatore. Il navigatore che... Benediciamo al Signore
il nostro sì, la nostra fede. Credo che sono io.
portando all'altare le gioie e fatiche di questa notte, possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti sia gradito, Padre, la nostra offerta in questa notte di luce. Per questo santo scambio di doni, trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa come giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo godo, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e dominazione e moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendeteli e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nella chiesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Cesare, i presbiteri e gli altri. Anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, cantaremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, quando gli hanno chiesto insegnaci a pregare, detto loro pregate così. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi e noi abbiamo dimenticato la nostra tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con voi.
Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore. Fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Auguro a tutti voi presenti, alle vostre famiglie, il miglior Natale, Natale nel senso che dicevamo, ecco, soprattutto che il Signore partecipi di più alla vita di ciascuno di noi, donando gioie e speranze. Viviamo noi passato al santuario una settimana particolare perché festa di Natale, inizia subito il primo, l'apparizione della Santa Vergine, il momento è già fiorito, e quindi avremo anche in quei giorni qualche celebrazione in più. Quest'anno forse sarà ancora un po' minore perché mi dicono che l'afflusso era molto ampio, ma con il Covid sappiamo che siamo un po' dimensionati. Però questo non toglie che viviamo con interiorità il nostro affidamento a Maria, la Vergine dei Fiori. E poi ci avviamo così alla conclusione di quest'anno. Sapete a memoria, ecco, no? Ecco la subita. Perché abbiamo parlato dell'affidamento della Vergine dei Fiori, facciamo bene questa scena. O Vergine dei Fiori, per l'amore tenero ed efficace, che per secoli e fino ad oggi hai mostrato verso questa città e questo luogo, che divenera in ora come patrona e protettrice. Accogli e benevola la nostra suprema, proteggici dai mali e pericoli non commetti. Ascolta la preghiera trepidante dei nostri anziani, dei malati e tribolati, dei bambini e delle nostre famiglie. Aiutaci ad abbandonarci al tuo figlio Gesù, a camminare con fiducia e speranza verso il Vergine dei Fiori, patrona di Prato, San Giuseppe Eretto Cottonello, ci disponiamo per la benedizione solenne di Natale. Dio infinitamente buono che nella nascita del suo figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricordi della sua beatitudine e vi fa messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio che nell'incarnazione del suo figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza. Vi renda partecipi dell'assemblea celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi e manca sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore nella gioia del Cristo nato per noi e andiamo in pace. Grazie a Dio. Ancora un po'. Grazie.